pure sgraiata. Stiamo considerando il comportamento elastico, quindi gli aspetti che dobbiamo sicuramente considerare sono questi. Esiste una regolarità della deformata, possiamo dire congruenza interna, vuol dire che la funzione è essenzialmente, in termini analitici, P1, in continua per la sua derivata. Non ci sono né accelerazioni, chiaramente se no il balcone cade, e poi anche la deformata, la tangente continua. Poi c'è una congruenza, che se volete esterna, intesa come tra le varie parti, tra le varie travi, che riguarda il rispetto dei vincoli interni tra un'asta e l'altra e il rispetto dei vincoli esterni. Terza regola che possiamo pensare di mettere: la deformata deve essere la più semplice possibile, in modo tale che l'energia di deformazione immagazzinata in questa deformata sia la minore possibile, addirittura ci dovrebbe essere un teorema di qualche tipo. Allora, con questi presupposti, noi ieri abbiamo visto, cominciato a vedere due modelli che sono l'asta tensibile e l'asta pressionalmente rigida. Oggi approfondiamo questo tema qui, faremo alcuni esempi, introdurremo delle nomenclature, dei nomi degli oggetti e, come vi dico sempre, ciascun mestiere, una professione ha i suoi termini. Se voi volete fare ingegneri dovete usare termini corretti, altrimenti siete sciatti. Ecco, di tutte queste cose qui, forse l'aspetto più importante, il motivo per cui dedichiamo attenzione a questo tema qui, è che noi comunque ingegneri, futuristi, sicuramente dopo avremo a che fare con tantissimi calcoli. Poi negli anni da magistrale usate il calcolatore in tutte le maniere, come uso anch'io, no? Però alla base della comprensione del comportamento strutturale ci sono dei ragionamenti, delle osservazioni che sono fisiche e che sono elementari, no? E questi aspetti qui sono delle cose che veramente erano innate nelle persone, no? Ad esempio, sono innate nel mobiliere che fa una scaffalatura, come anche un qualsiasi operaio. Noi forse a furia di fare analisi matematica e altri temi teorici, dopo abbiamo perso questo feeling col mondo reale, che però dobbiamo riprendere, non è tutto l'apparato analitico, però anche avere in testa gli aspetti, vedere, capire il comportamento qualitativo delle strutture. Tutte queste cose qui, forse la cosa più interessante è questo, più importante. Le nostre strutture, almeno in questa prima fase del corso, hanno un comportamento che è elastico. Questa qui è la generica trave, no? Quindi, come vedete, se io per esempio la penso di incastrare qua e la carico, vedete che questa è una deformata che è C1, continua con la sua derivata prima, no? Quindi quando voi pensate, oppure quando io vi chiedo all'esame di tracce la deformata di una struttura, voi dovete avere in testa questa cosa qui, che è molto semplice. Questa è una trave su due appoggi, se io la carico qui, la deformata è di questo tipo qua, ed è in mezzeria incampata, si solleva e si abbassa. Questo è un esempio pechino, ed è per questo motivo che se voi all'orale non sapete tracciare la deformata in termini qualitativi, una struttura semplice, io non posso in coscienza dire ah, queste saranno possibilità di ingegneri, no, c'è un senso fisico, no? Che anche il mobiliere, il garzone che lavora nella falegnameria conosce, e noi dobbiamo, se siamo ingegneri, dobbiamo sicuramente sapere. Allora, nel fare questo, vediamo subito, ieri abbiamo terminato la lezione ricordando
serbatoio d'acqua che c'è prima di entrare a centrale Milano, no? Ecco, quello è una tipologia notevole di struttura. In particolare stiamo parlando di una categoria di strutture che si chiama telai shear tie. Per esempio, se noi facessimo ingegneri automotive, cioè ci occupassimo, sono ingegneri industriali e dobbiamo progettare delle macchine, diciamo di conoscere le macchine, ci sono le macchine, le spider, le coupé, i monovolumi e così via, no? Ognuna di queste categorie è precisa nell'ingegnere che fa macchine. Noi facciamo strutture, quindi la shear type è una delle nostre strutture che dobbiamo conoscere, esattamente come l'ingegnere aeronautico sa cos'è il monoplano, il biplano, turbo elica, reazione e così via. Allora, il shear type è fatto in questa maniera qui. Esistono due colonne che possono essere o incastrate o generate alla base, e poi il traverso di questa struttura sdraiata è ritenuto flessionalmente rigido, che vuol dire che anche non è estensibile e quindi praticamente è un corpo rigido. Se voi pensate, ieri il nostro serbatoio era in effetti un telai shear tie, quindi si suppone che, per esempio, questo traverso qui possa essere ritenuto rigido. Adesso, come sapete, la rigidezza in assoluto non c'è nulla di infinitamente rigido. Infinitamente rigido, se pensate ieri all'esempio del serbatoio, vuol dire che quello che c'era sopra, questa scatola in cui c'è tutto il marco sui pareti, era molto più rigida delle gambe. Quindi questa è per noi l'ipotesi, no? Vuol dire che questa trave qui è molto più rigida rispetto alle nostre gambe, e quindi possiamo ritenere che sia comunque fosse rigida. Ecco, per questa struttura qui, per esempio, possiamo pensare al solito di tracciare una deformata quando, per esempio, c'è una forza orizzontale in questa direzione qua. Facciamo l'ipotesi che le assi siano estensibili, quindi le colonne sono estensibili, la trave traverso rigido. Questo è un telaio shear tie, adesso vedremo come mai ha questo nome qui. Allora, per tracciare la deformata, la prima cosa che bisogna capire è qual è il pezzo più importante della struttura e come si muove il pezzo più importante della struttura. Qui c'è poco da fare, il pezzo più importante della struttura è questo mallocco rigido, la trave. Quindi, se la forza arriva da questa parte qui, la trave andrà da quella parte. E, considerando che qua ci sono due astri estensibili, vuol dire che questo traverso qui è costretto a muoversi in orizzontale. Quindi, per esempio, possiamo pensare che lo spostamento sia questo, delta, questo è il drift, e il traverso trasla, mantenendosi sul piano orizzontale, in maniera rigida. Quindi anche questo è delta. Delta è il cosiddetto drift della mia struttura sdraiata. Se fosse una trave sarebbe la freccia, in genere verticale, in orizzontale gli spostamenti si chiamano strutture interlaiate, dritta. Poi abbiamo capito, quindi questo, se volete, è il bandolo delle matasse, traverso si sposta da questa parte. Se volete abbiamo anche un'altra osservazione, che è questa. Prego. Dobbiamo soprattutto guardare il videoproiettore dove arrivano le attuali prese. Fate, che è una cosa importante. Per lavorare un pelino meglio. Sì. Ok. Faccio una foto al videoproiettore e me ne vado. Perfetto. Arrivederci, buon lavoro, ciao ragazzi. Grazie. Allora, prima osservazione è questa: se sulla mia struttura c'è solo un carico, quindi supponiamo di avere, per esempio, questa struttura qui, questa
qui la trave cenerata e carrellata come abbiamo visto prima, no? Se c'è solo un carico, non c'è per forza di cose nessun dubbio che la freccia, lo spostamento del punto di applicazione sia verso il basso. Questo perché questo qui, qui Re, è il lavoro esterno di questa porta e sarà dato, sarà equilibrato il principio dei lavori virtuali dal lavoro interno di deformazione della mia trave. Quindi, valendo questa, sicuramente questa relazione è fatta. Voi avete un carico solo, punto di applicazione del carico, si sposta nella direzione del carico. La cosa non è più vera se voi avete più carichi. Se per esempio pensate che sulla trave ci sia il carico P e il carico distribuito Q, non vale più il fatto che questo punto qua si sposti verso il basso, no? Perché per esempio, a seconda dell'intensità del carico Q, la deformata potrebbe essere questa. Qui la deformata chiaramente tra i due appoggi, se il carico è distribuito verso il basso, ed è in particolare una funzione polinomiale. Qual è la potenza? Se mettiamo in grado, questa è l'asse X, qui la linea elastica è una linea elastica che contiene il termine X alla quarta, quindi una alla quarta. Questo invece è limite, va bene? Ecco, questa è la deformata del tratto centrale. Poi, se la mensola poi si scarica e qui ho l'inclinazione alfa, se la mensola fosse scarica si inclinerebbe rigidamente di alfa e la deformata sarebbe lineare. A questo punto però su quell'altra mensola, sulla mensola c'è il carico P verso il basso e quindi questa deformata così ampia non è più possibile. Vuol dire che ci sarà un momento di richiamo qua, che è dato da P, questo sbatto, quindi la deformata sarà più piccola, il carico contrasta la deformata con questo punto qua e partirà con un angolo alfa primo che è minore di alfa. La tangente qua è pari ad alfa primo, più piccola di alfa, e su questo tratto rigido si innesca la deformata della mensola. Quindi il punto P, per esempio, se il carico Q è molto più grande, ovvero la luce è molto più grande in campato rispetto allo sbalzo, si alza, perché vince il contributo del carico. Quindi se ci sono più carichi non è facile capire quale sia alta e quale sia bassa. Caso opposto sarebbe se questo P è molto forte, vedete, il campato si alzerebbe, si abbasserebbe un po' di più perché c'è questo carico qui, però vincerebbe l'effetto del carico P. Quindi a seconda di l'intensità dei carichi, a seconda anche di dimensioni geometriche, i punti delle travi si possono alzare e abbassare anche se sopra non carico. Resta il fatto che il lavoro esterno dovrà essere sicuramente positivo e sarà tradotto in un lavoro di deformazione. Guardate, questo esempio qui nella sua semplicità, però forse lo possiamo analizzare meglio, lo rifacciamo un'altra volta. Questo è anche per voi un modo di studiare le cose, no? E studiare non significa avere il libro, peggio ancora gli appunti, bisogna pensare che le radiazioni, le cose ci entrano in testa.
significa avere il foglio bianco e fare l'esercizio o la dimostrazione o esprimere, illustrare un argomento. Poi la cosa importante è magari rifare lo stesso esercizio in un'altra maniera per vedere se si arriva allo stesso risultato. Perché è come se voi mi dite: conosciamo la città di Roma, io ho davanti, dopo 22 anni che sono qui, da buon milanese, penso di sapere come è fatta la città, quando guardo la mappa conosco la cosa, poi non c'è più la mappa, se devo andare da una parte mi perdo, no? E poi se voi sapete come è fatta una città, magari c'è la strada interrotta, a posto di quella strada lui campa via, allora conoscete la città. Qui la stessa cosa, se voi conoscete il tema ci arrivate in diverse maniere. Allora, facciamo questo esempio che nella sua semplicità può essere illuminante. Allora, consideriamo la frase. Ragazzi, quando io segno soltanto il triangolino sarebbe il triangolino che sta sotto il carrello, non segno le rotelle del carrellino, e poi qua come se avessi degradato la cerniera in un carrello verticale e un orizzontale. Siccome i carichi sono tutti verticali, sicuramente ci sarà, può essere una reazione in questa direzione qua, il carrello gemello di questo, ma la reazione in orizzontale, che sarebbe figlia del carrello che potrebbe fare col piede a scorrimento in verticale, non c'è. Quindi automaticamente quando segno questo schema qui ho già calcolato che la reazione orizzontale non c'è. Quindi segno in questa maniera qui il carrello, evitandomi di fare tutte le cernierine e così via, perché ho già capito come funziona. Allora, questa è la nostra struttura, va bene? Guardiamo ad esempio i singoli effetti. Allora, ripeto, io considero questo carico qui, la deformata di questo carico sarà di questo tipo qua. In particolare la freccia ha un certo valore, posso ricavarmi le alfa, la rotazione e l'estremo in un'altra maniera. Tra l'altro, veramente dalla settimana prossima cominceranno le esercitazioni con l'ingegner Maselli, l'ingegner Giulio Maselli. Quindi, tra tanti strumenti che voi dovete, oltre alla calcolatrice, il righello, eccetera, una delle cose che vi consiglio di procurarvi è il prontuario, quello della Demonie, del calcolo strutturale, che è un manuale prontuario, va bene anche una maniera, è un prontuario con cui sono presentati tutti i dati che ci possono servire. In particolare ci sono una serie di strutture semplici, gli schemi risolti, il valore della freccia, degli angoli, eccetera. Ci sono le proprietà dei materiali, ci sono le proprietà delle travi in acciaio, IPE, HE, useremo e quant'altro. Questo prontuario qui è quello che io usavo per geometri, quasi 40 anni fa, no? E essenzialmente è un prontuario che contiene dati che sono assodati, dopo ci sono alcune modifiche, cambiano un po' le norme e così via, però è un prontuario che tutti gli ingegneri civili usano da tempo in memoria, no? Quindi se ci sono i vostri fratelli maggiori, zii, nonni e papà che lo usano, va bene anche quello, no? È un prontuario che contiene tutti i dati che servono a noi ingegneri civili per fare i calcoli, in particolare c'è la grossa parte, la parte strutturale, quindi travi, quant'altro. Così al posto che calcolare con il principio di lavoro attuale, quello che volete, queste frecce qua ce le abbiamo già calcolate. Ricordo anche che in questo momento qua, terzo di ingegneria, per esempio, se questa è una struttura iperstatica, a me un interesse che voi la sappiate usare, la sappiate calcolare con l'equazione di Miller-Breslau, no? O con altri metodi con cui si possono risolvere le strutture iperstatiche. Perché per noi gli schemi, il calcolo di questo e quell'altro, li sappiamo fare, ma non è che noi il focus del nostro corso non è calcolare le stati, quello l'abbiamo visto l'anno scorso, no? Come anche la linea elastica, se
sapere, sappiamo che è stata la quarta, è stata la terza, così via. Però non è che, per esempio, voi fate uno scritto tecnico, avete scelto una struttura che ha 5 prestatiche e perdete 5 ore a risolvere 5 prestatiche, lo scritto è insufficiente. A me non interessa come calcolate le prestatiche, a me interessa che progettiate la struttura. No? Che al committente il fatto che sappiate o meno calcolare le prestatiche, lo sapete bene, che se fate meno lavoro, ma come avete calcolato le prestatiche non serve. Al posto di usare il manuale, potreste anche usare la calcolatrice e il calcolatore. No? Questo lo farete sicuramente nella magistrale, no? Però anche qui, in prima battuta, in questo primo corso in cui voi progettate qualcosa, riferirsi a soluzioni semplici, schemi assodati, saper vedere, sapere cosa c'è in un prontuario, un manuale ingegnere, è parte del vostro compito. No? Manuale ingegnere e prontuario sono 500 pagine. Non è che voi potete pensare a sapere tutte le caratteristiche delle IPE, tra IPE, da IPE 100 a IPE 500, no? Che sono milioni di numeri come un elenco telefonico. No? Però voi dovete sapere che in quella pagina lì ci sono queste caratteristiche, questi dati e quant'altro. E voi dovete imparare per questa cosa qui. Quindi manuale ingegnere, questo qua è un po' per scaramanzia, bene non comprarlo, magari non ci laureiamo, però prontuario potrebbe essere. No? Quindi anche sapere usare certi testi, sapere che su certi testi, su certi libri, ci sono certe informazioni, è essenziale per voi. No? Esattamente come l'elettrauto sa che c'è il manualetto Bosch con tutte le caratteristiche delle lampadine di tutti i tipi e quando cerca la lampeggiante della Volkswagen Golf serie 5 sa che la lampadina è quella con quelle caratteristiche, esattamente voi dovete fare quando parlate tra rilanciare un'auto. Va bene? Ripeto, qui questo terzo anno soprattutto con me voi dovete fare il cambio di passo da studenti più o meno liceali, magari un po' cresciuti come può essere il primo, secondo anno di ingegneria, a ingegnere. D'accordo? Se siete qui e volete fare ingegnere, dovete cambiare. Non perché altri mestieri sono più belli o più brutti, è perché l'ingegnere fa così. No? Volete fare scienziati, potete soltanto dire, ma qui, caro committente, la soluzione esiste ed è unica, uguale al principio di Kirchhoff. Se invece ti trovate di fronte a quello che vuole fare il centro commerciale, dovete dire come fa. Allora, questi sono i valori che possiamo ricavare dal nostro manuale. Poi, se le dimensioni sono L, nello sbalzo, A, lunghezza A, da qui in avanti lo sbalzo si solleva in maniera rigida e quindi la deformata che noi abbiamo, questo è alfa, lo spostamento verso l'alto a questo punto vale A per alfa. E questa è la freccia dovuta al carico distribuito. Freccia del carico distribuito che ho in punta alla mia mensola. Occhio che a rigore se alfa fosse grande, in effetti come ho fatto io alfa circa 20 gradi, spostamento verso l'alto sarebbe una qualche tangente, qualche funzione trigonometrica. Però, dato che alfa è piccolo, noi possiamo sempre ritenere che seno di alfa sia pari ad alfa, tangente di alfa sia pari ad alfa, coseno di alfa sia pari ad 1. No? Ci sono delle approssimazioni geometriche, cioè analitiche, che ripetono che il cambiamento di geometria è piccolo. Nel mio disegno non sembra così, perché se questi sono 2 metri, sembra che per questo carico qui la trave si alzi di 1 metro, no? Cosa che non è possibile. Per intenderci subito, una cosa che dobbiamo pensare è che se io considero una qualsiasi freccia della mia trave, ma anche se considero qualsiasi dritto della mia struttura, questa freccia non interessa quanto vale in centimetri, è un valore assoluto, ed è un conto se ho una trave che è di 60 centimetri, tra i 60 metri o altro. Quello che mi interessa è che il rapporto freccia su luce, freccia su lo sbalzo A, devo normalizzare l'abbassamento della mia trave rispetto alla sua luce, ecco, questo rapporto qui è un rapporto che normalmente a partire dall'intervallo 200 ci
500, no? Quindi per intenderci, se A è 2 metri, ovvero 200 centimetri, la freccia FD, perché la struttura sia fruibile e utilizzabile, struttura civile, è più o meno 200. Diviso 200 per un numero semplice, un centimetro. Quindi probabilmente anche più bassa di un centimetro, perché per esempio è un 4 centesimo, vuol dire che l'abbassamento è di 5 mm. Va bene? Quindi per intenderci, questo solaio qui, quanto è lungo da lì a lì? Secondo voi quanto è lungo? Quanti metri? 10 metri facciamo. 10 metri, sì. 10 metri sono 1000 centimetri, vuol dire che al massimo, quando siamo tutti qui dentro, tutto caricato, questo solaio qua, se prendiamo un 5 centesimo, 1000 diviso 500 fa 2 centimetri. Va bene? Quindi al massimo, forse noi non ce ne accorgiamo, quando se fosse proprio tutto pieno, di persone e così via, si abbassa di 2 centimetri. Voi entrate in questo solaio, non vi rendete conto di questo, no? Vi sembra solaio deformabile. Questo perché le deformazioni fisiologiche devono essere molto piccole, altrimenti le persone non stanno bene, hanno paura, hanno timore. Da tante cose, per esempio, voi andate in certi centri commerciali, su certi aeroporti, ci sono solai molto lunghi, molto larghi, no? Molto estesi. E se voi notate, ogni tanto si sente ballare. Però queste sono situazioni che possono essere, diciamo, transitorie, da cui non è che vi fermate sempre, non vivete nel Lazio o nel solaio del vostro aeroporto, centro commerciale, se viveste continuamente sareste in situazioni di disturbo, perché non potete sapere, mi sembra che la struttura muova poco. Poi, se vi faccio un altro esempio, siamo qui sul tema, se voi guardate le gru a torri, sopra c'è il gabbiotto, il polumino che gira il braccio, muove i pezzi. Se voi guardate quando c'è una giornata ventosa, la torre è alta 30 metri, l'oscillazione può essere anche mezzo metro. No? L'omino non è incosciente, perché non è che vuole rischiare la vita a salire su. Vuol dire che è abituato e accetta che in quella posizione così scomoda ci siano queste oscillazioni normali di mezzo metro su 30 metri. Se voi foste invece la persona che abita lì, non potreste vivere, no? Perché sentite troppe vibrazioni. Ad esempio a Milano c'è una bellissima torre, una volta una torre di radiocomunicazioni, che c'erano sopra le antenne della RAI, eccetera, così via, torre alta 50 metri, sopra c'è un gabbiotto dove c'era dentro, una volta tutti gli apparecchi, i competitori, eccetera, questa torre ha più o meno 100 metri quadrati di superficie, no? Posta a 50 metri. Qualcuno è venuto in mente di torre così adesso è diventata panoramica, non saranno più tutti i ripetitori, c'è l'ascensore per arrivare in testa, facciamo un bar con la vista su tutto Milano, no? Ecco, il bar è stato chiuso dopo pochi mesi perché oscillava troppo la torre, non che fosse insicura, no? Solo che le persone che erano lì venivano mal di mare e quindi non era più fruibile. Tutte le nostre strutture devono essere quindi sufficientemente rigide. Pensate anche a un ponte, una passerella pedonale, beh, se siete sull'Himalaya, nel Nepal, potete anche accedere su quelle passerelle in cui si vive, però non è una cosa usuale, se voi siete sportivi potete anche pensare a fare, una persona qualsiasi non sta bene, non vive bene su tutto, quindi le frecce sono molto piccole, quindi se voi pensate che questo sia 1, questo dovrebbe essere un centesimo. E se questo è 200, al massimo qui dovrebbe essere 2 cm. Quindi se io probabilmente facessi il disegno realistico della formata, non vedremo niente, no? Perché se questo deve essere 1, un centesimo non è neanche la punta del mio gesso. Quindi io traccio la deformata in maniera come si guarda una gagliarda, no? Però dobbiamo sempre ricordare che è una grafia, in effetti i smontamenti sono molto piccoli. Allora, in questa maniera ci siamo calcolati, per esempio, la freccia, il punto estremo della mia trave, della mia mensola, che vale un certo valore. Poi pensiamo di avere l'altra situazione. L'altra situazione è questa. Questa è la mia trave,
stavolta il carico P qua. Allora, questo carico P, abbiamo tracciato qualitativamente la deformata P, però possiamo scomporre questo problema in due e scompongo questo problema in questa maniera. C'è una prima parte della mia deformata che è come se la mensola fosse incastrata e quindi ho una certa freccia, questa, abbiamo visto che questa è la cubica, no? E potremo cercare la freccia del carico P se la mensola è incastrata ed è un altro valore. Questo è uno dei pochi valori che io mi ricordo, è P per la luce della mensola al cubo diviso 3 e corta e il materiale che ho fatto la mensola, io ho per momento di essere sezione. Questo è uno dei pochi valori che mi ricordo. Bene, poi però mi rendo conto che se voi guardate qui la sezione della vostra trave, non è vero che questa sezione è incastrata, ovvero resta verticale, perché dal disegno che ho fatto io, la tangente alla linea elastica è questa, poi se questa deve essere una trave di Bernoulli in Navier, la sezione ruota restando perpendicolare alla tangente alla mia linea elastica, quindi questa è la rotazione della sezione di estremità della mia mensola. Quindi c'è questa rotazione qui, a secondo, che è uguale a questa, che vuol dire che il mio incastro, la mia mensola di partenza, non resta l'incastro verticale, ruota di questo angolo qua. In effetti, quell'angolo lì è dato da questa sollecitazione. Se voi guardate l'incastro e pensate di considerare come equilibrato questa struttura qui, questa struttura qui è fatta così, questa è la mensola, questo è l'incastro, traccio sottile perché adesso vi metterò in evidenza le reazioni, questo è il carico P e l'incastro devono essere queste reazioni, carico P verso l'alto sicuramente, in orizzontale non c'è niente e poi ci deve essere una coppia, un momento quale P per A, per equilibrare il carico in sommità, va bene? Allora, questa coppia qui è quella che mi equilibra la mensola, però non finisce sull'incastro qui e basta. Se l'incastro fosse a terra si scaricherebbe nel muro, però siccome dopo dietro non c'è la trave, non c'è il muro, non c'è la trave, io devo considerare che questa coppia qui è questa che mi equilibra lo spazio, venga trasmessa uguale contraria sulla trave, quindi la mia trave agisce questa coppia qui. Questa coppia qui è uguale contraria a quella che mi equilibra il carico. Quindi questa è la coppia che mi equilibra il carico all'estremità dello sbalzo. Se qui ho un muro, una corazzata in acciaio, si scarica sulla corazzata. Siccome non c'è questa corazzata, questa coppia qui uguale al contrario si trasmette dopo il vincolo. Però se su questa trave appoggiata c'è questa coppia qui, si sviluppa questa deformata e in particolare c'è questa rotazione. Questa rotazione qui vogliamo che la chiamiamo alfa 3, potremmo ancora calcolare sul nostro, trovare la nostra manuale, la deformata che la rotazione che si ha in questo punto qua, in una trave qui all'estremità applicata una coppia, in modo tale che la deformata sia questa. Il che vuol dire quindi che se ci fosse solo questa coppia e avesse attaccato la mia mensola rigida, qui avrei questa freccia qui, la F del punto P, perfetto di un momento che vale alfa 3 per A.
Quindi ho questi effetti da considerare. Questo è lo spostamento verso l'alto legato al carico qui. Poi questo è lo spostamento di questo punto qua verso il basso se la mensola fosse incastrata. Però l'incastro non è rigido, è un incastro, se volete, cedevole, ruota, e ruota di quest'angolo qui, e quindi si abbassa di questo punto qua l'estremo della mia trave. Quindi se faccio la somma, mettendo insieme tutti i pezzi, lo spostamento totale della mia mensola, supponiamo di prendere come positivo verso la direzione verso il basso, verso il basso, allora abbiamo meno questo, che è un numero perché me lo sono calcolato, poi più questo, più questo. Questo è lo spostamento totale. Bene? Lo spostamento totale della mia estremo della mia mensola è dato da, prendiamo prima i termini positivi. Prima c'è questo, perché la mensola di fatto è deformabile come se fosse una mensola incastrata con un vincolo perfetto. Ed è questo termine qui. Poi però il vincolo non è perfetto, l'incastro non è fisso, è come se fosse un incastro cedevole. Di quanto cede? Vuoto, chiaro, per 3 terzo, e quindi mi dà questo spostamento qua. Quindi questo è lo spostamento perché la mensola è caricata all'estremità come se l'incastro fosse fisso. Questo è dovuto al fatto che l'incastro non è fisso, ma vuota, cede, perché è attaccato, non è fisso al muro, ma è attaccato a una trave dietro che si deforma. Poi questo invece ha l'effetto contrario legato al fatto che ho caricato la trave con l'altra parte. Va bene? Ci siamo? È chiaro che dopo, come vedete, non si può sapere in generale se vince questo termine qua negativo o vincono questi due positivi. Quindi se io vi chiedo, ma qual è la deformata di questa trave qui fatta così, se voi me la segnate così, nel senso che è preponderante il carico U, va bene. Se voi invece me la segnate così, fa lo stesso bene, perché vuol dire che avete pensato che il carico sulla mensola fosse molto più grande. No? Non posso sapere quale dei due casi dovrei fare il calcolo, no? E ciascun termine dipende ovviamente dall'intensità del carico, P oppure Q, poi dipende anche dalle caratteristiche iota e poi dipende anche da quanto è lungo lo spazio della trave o la luce delle trave. Va bene? Ci siamo? Come vedete, a me non interessa in questa fase qui che voi calcoliate esattamente P per Q diviso 3 iota, che sarà figlio di qualche principio di lavoro eventuale, della linea elastica, eccetera. Questo termine qua, come anche questo, come tutti gli altri termini, di cercarsi un manuale ingegnere sul prontuario dell'ingegnere. Voi dovete sapere però la logica. Allora forniamo gli effetti in questa maniera qui. Va bene? E poi voi vi facciate col principio di lavoro eventuale, con Castigliano, con la linea elastica, che ho calcolato tre volte in maniera differente questa freccia qua. Non mi interessa, a me interessa se voi arrivate in fondo a vedere, a dirmi e spiegarmi come si fa il problema complessivo. Allora, tutto ciò premesso, abbiamo fatto questo esercizio, no? Abbiamo già cominciato a introdurre queste limitazioni sulle frecce, pensiamo a tornare qua indietro, no? Qua indietro, questo esempio qui, abbiamo capito che abbiamo visto come si sposta, la parte più importante si sposta, qui non c'è dubbio perché è solo un carico. Se ci fosse stata l'altra parte, per esempio su questa gamba, un carico diretto così, non sapevo, non so in teoria se si sposta da questa parte attraverso, oppure questa spinta è così grossa per cui attraverso da questa parte, perché sono discordi.
esattamente come qui, provocano due effetti che sono gli scopi, quindi non so quali dei due vince, no? Vorrei fare il calcolo. Supponiamo che ci sia solo questo, magari spostiamo questa parte traverso, il traverso è come se scorresse su un binario, perché questo estremo qui non si può abbassare o alzare, e poi devo pensare a raccordare la struttura. Allora, capito, questo è l'inizio, il bandolo della matassa, ho scoperto, ho pensato come si sposta la parte più grossa della struttura, poi cerco di mettere assieme i pezzi. Allora, sicuramente qui ho dei nodi rigidi, quindi qui parto con degli angoli che devono restare a 90 gradi. Poi devo arrivare qua e quello che io conosco è che passo sicuramente per il perno la cerniera. Ho messo in evidenza quindi congruenze esterne, vincoli tra le pareti, aste e vincoli esterni proprio. Adesso devo tracciare una funzione che sia regolare, una formata che sia regolare, esprimibile una funzione C1 e che sia il più semplice possibile. Allora, una funzione che parte così e arriva qui, più semplice possibile questa, e l'altra sarà gemella identica. Una funzione che è regolare, che rispetta la congruenza esterna e interna, è anche questa, però questa ha un sacco di pieghe, quindi avrà un sacco di energia di formazione e non mi rispetta il teorema di minimo sull'energia di formazione, quindi questa non va bene, perché non è la più semplice possibile. D'accordo? Anche qui metto in evidenza anche questo punto qua.
è questo qui. Bene, la situazione in cui il traverso rigido è invece sostenuto da due colonne che sono incastrate alla base. Tra l'altro anche qui c'è una piccola precisazione, vedete quant'è l'altezza di questo, no, di questo telaio. Se io considerassi gli assi degli elementi, l'altezza è questa, no? A metà di questo traverso. Però anche il traverso così grosso come segnato è una grafia, un disegno, no? Vuol dire soltanto per ricordare, guarda, questa è una trave così grossa rispetto alle gambe. Quindi, dopo, se anche in effetti considerate questa come altezza, con questa interpretazione qui va anche bene. Pensate ieri al serbatoio, il serbatoio era disegnato così. Però l'altezza delle colonne va dal fondo del serbatoio verso il basso, no? Quindi questa è soltanto una grafia per dire guarda, la trave è così grossa. Bene, di nuovo vediamo che ci sia un carico in questa direzione qui. Carico attraverso quando si sposta in orizzontale. Qui le gambe devono partire mantenendo questi angoli per 90 gradi. Stavolta devo arrivare con le gambe a 90 gradi, qui. E quindi ho bisogno di tracciare la deformata. Allora, se voi notate ho un incastro sopra e un incastro sotto, quindi io traccio a parte la singola gamba, vuol dire che l'incastro lo posso fissare qui, qui invece l'incastro lo metto sopra, e questo per esempio può essere di un bis delta, oppure potrei pensare l'opposto, potrei pensare che per esempio questo è l'incastro, poi delta viene da questa parte e questo incastro sopra, perché se voi ci pensate, se io sono qui sulla lavagna, vedo questo immagino, se giro la lavagna vedo quest'altra, quindi a parte questa situazione qua le due cose, i due modi di vedere sono identici, quindi questa deve essere in un certo senso, deve essere legato con delle proprietà geometriche a quest'altra, e in particolare potete ritenere che ci sia possibile dividere il delta in due parti, potete pensare a dividere anche l'H in due parti, questo punto qua, ovvero questo, è un punto che gode la proprietà, quella di antisimmetria che abbiamo visto ieri, per cui questo si deforma in questa maniera, questo si deforma in questa maniera, sotto, rispetto a questo punto qua, c'è l'antisimmetria, quindi se ci fosse simmetria io dovrei tracciare queste due tratti di deformati, siccome c'è antisimmetria, questa qui. Quindi in generale se voi pensate, nota bene, proviamo di avere due assi di riferimento, ora supponiamo di avere una qualche figura geometrica, è questa, questo angolare qua, se questo è un asse di simmetria e l'asse di simmetria si segna con l'asse e poi queste due bandierine così, è una convenzione grafica, vuol dire che rispetto a questo asse c'è una simmetria, che vuol dire che dall'altra parte ho questa figura, quindi questa è simmetrica di questa figura qui, questa è la figura originale, quella è la simmetrica. Poi invece c'è l'antisimmetria è fatta con riferimento a un punto, congiunge i due assi, questo qui e questo qua. Allora, se la funzione è simmetrica, se questa è simmetrica di questa, l'antisimmetrica di questa è questa ribaltata rispetto all'altro asse. Questa è la simmetrica, la parte simmetrica di questa. Ok? Quindi se volete calcolare, vedete, disegnare subito
una simmetrica, voi dovete sapere qual è l'asse di simmetria, che è questo, è ribaltato. Poi se volete trovare la figura antisimmetrica rispetto a un certo punto, questo, dovete considerare l'asse perpendicolare, ritrovate la simmetrica, poi la ribaltate, questa è la simmetrica. Va bene? Ci siamo? Questo è il concetto elementare. Allora, in particolare, una delle osservazioni che possiamo fare è anche questa. Se pensiamo alla nostra trave, scusate, la nostra colonna, guardiamo ad esempio questa. Questa qui ha la curvatura da questa parte, qua sopra. Quindi qua sopra le fibre tese stanno a destra dell'asse, fibre compresse stanno a sinistra, giusto? Quando sono sotto invece la curvatura è dall'altra parte, e vuol dire che le fibre tese sono queste e le fibre compresse sono queste. Si cambiano i ruoli, no? Se ci deve essere un punto di antisimmetria e io parto con le fibre tese che stanno a destra e arrivo con le fibre tese che stanno a sinistra, vuol dire che qua le fibre non sono né tese né compresse, perché se parto con un valore di curvatura da questa parte, mi tende le fibre così, arrivo con la curvatura dall'altra parte, ci sarà una zona in cui passa la curvatura da una parte e la curvatura dell'altra, e lì la curvatura è zero. Qui la curvatura per esempio è positiva, qui è negativa, in mezzo, il punto di antisimmetria, la curvatura sarà zero. Quindi questa possiamo pensare che sia una curvatura positiva, questa è uguale a contraria, quindi negativa, qui la curvatura è zero. No? C'è un teorema di analisi che dice se la funzione continua passa da un valore positivo a un valore negativo, c'è questo teorema qui, vediamo se avete studiato bene l'analisi. Questa è x, questa è y di x, io so che in A y di A positivo e in B y di B negativo. La funzione è continua, quindi parto da un valore positivo e arrivo a un valore negativo. C'è un teorema che mi dice che c'è almeno un punto, una scissa in cui una scissa tra dx, scissa tra A e B in cui la funzione è zero. Qual è questo teorema? Com'è che si chiama? Qual è questo teorema? Se io ho una funzione continua che parto da un valore positivo e va uno negativo, viceversa, c'è almeno un punto in cui la funzione è zero, quindi potrebbe essere di più. Per esempio questa è la funzione continua che ha tre punti in cui la funzione è zero. Questo teorema è il teorema di Weierstrass, giusto? Avete visto? Non avete mai incontrato il teorema di Weierstrass? Tutti i concetti di analisi, di scienza, eccetera, a volte sono critici, perché anche io mi ricordo durante il biennio al Politecnico io praticamente non ero più capace di andare a fare la spesa al supermercato perché avevo talmente tante equazioni in testa che non capivo più. Dopo però quando si fanno gli anni successivi si diventa ingegneri, se uno vuole diventare ingegnere, se no siamo innamorati delle equazioni, è un altro bellissimo mestiere. Appunto deve però, diciamo, fare un passo indietro rispetto alle equazioni, teoremi eccetera, però deve capire ogni tanto, ricordarsi i risultati fondamentali. Quindi se parto da un valore che questa è la curvatura, è per esempio diretta così, arrivo con la curvatura diretta dall'altra, e oltretutto so che la funzione è presenta un punto di antisimmetria, in mezzo ci deve essere il valore zero. Allora, la deformante è questa, se volete per aiutarci possiamo tracciare anche a mezzi. Poi, se questo abbiamo deciso che lo spostamento massimo, a metà la colonna, dalla parte dall'altra, abbiamo un punto di antisimmetria. Quindi vedete, io mi aiuto anche nel fare il disegno. Questo è H, questo è H mezzi, questo è H mezzi, questo è delta, questo è delta mezzi, questo è delta mezzi. La funzione parte così, deve arrivare qua e passa da questo punto qua.
questa è la differenza. So che parto così, e il punto di antisimmetria devo passare in mezzo, questa è deformata. Va bene? Allora, se abbiamo fatto questo semplice esempio, possiamo introdurre ancora un paio, abbiamo un po' di tempo, per introdurre alcuni termini specifici, che sono questi. Allora, mi cancello la lavagna. Prima di fare questo, speriamoci che questo è chiamato lascia stare. Guardate, facciamo in questo caso un po' più complicato. Che è questo. Questo qui è un telaio, in realtà è per due piani, no? Questo è H, questa vogliamo che i due piani abbiano la stessa altezza, questa è un L, supponiamo che in sommità sia applicata la forza orizzontale, quindi dovremo capire, disegnare come si deforma questo telaio soggetto a questo carico in sommità. Allora, anche qui, pensate come abbiamo fatto prima con la trave, con lo sbalzo, noi dobbiamo vedere un pezzo di deformata, poi sommarli altro e così via, no? In maniera, se volete, si dice, termine esatto potrebbe essere ricorsivo oppure in maniera ripetitiva. Allora, quello che noi sappiamo è questo. Se io guardo, parto dalla testa, perché la cosa più importante è come si sposta la sommità dell'edificio. Se io guardo la testa, immagino che sotto con la mia mano tengo fisso il piano di sotto, questo è un problema che conosco. Abbiamo appena visto, è come se avessi incastrato qualche line sotto, sopra c'è il traverso, applico la porta qui, abbiamo appena visto, c'è questo trip qua. Va bene, quando io passo dal piano sopra al piano sotto, è chiaro che qui dentro, questo incastro qui, dovrò trasmettere questa forza qui H. Quindi la forza H ripartirà in maniera uguale in due tagli, alla bassa, due porte di taglio, alla base delle mie colonne. Poi ci sarà anche in generale il momento flettente, che non so calcolare, e poi ci saranno anche le reazioni di compressione e trazione, sono le reazioni che abbiamo visto prima. Però quelle non mi interessano, perché le reazioni eventuali di verticale mi danno compressione e trazione sulle aste, che però le ritengo distensibili, quindi non mi interessa. La stessa cosa per i momenti. Allora, se questa è la situazione, e penso a quello che succede al telaio sotto, il telaio sotto è questo. Segno un po' separato, il telaio sotto ha queste forze in orizzontale uguali e contrarie, quindi qui ci sarà applicata una forza H mezzi, qui ci sarà applicata una forza H mezzi. Questa è la linea con cui ho tagliato il piano sopra e il piano sotto, e le reazioni orizzontali che ho sopra sono uguali e contrarie a quelle che ho sotto. Quindi complessivamente sul telaio sotto, tanto è rigido, ho H mezzi e H mezzi una forza orizzontale uguale a H. Questa volta però questo è il telaio proprio a terra. Allora, il telaio sotto con queste due forze qua trasla esattamente con questo qua sopra. Quindi se questo trasla di delta, questo qui traslerà di delta. Quindi si dispone qui deformata delle gambe sotto questa. La deformata del telaio sopra è questa, però questa se le gambe fossero fisse. In effetti le gambe sotto sono incastrate attraverso il piano di sotto, che trasla, e quindi la parte di sopra trasla seguendo attraverso qua. Quindi è come se ci fosse stato
questa prima questa traslazione e poi c'è qui la traslazione che ho segnato qua così. Quindi ho due telai identici in cui quello che sta sopra trasla rispetto a quello che sta sotto e così via. Quindi la deformata complessiva è questa. Questo è il telaio, questo è il piano, primo piano, questo è il secondo piano. Se ci fosse la forza applicata qui, soltanto se la forza fosse applicata qui, questo piano traslerebbe di delta in questa maniera. Se la forza fosse applicata qui, questo piano traslerebbe qui. Sopra traslerebbe rigidamente, si sposterebbe così. Però la forza H che ho qui mi viene dal piano di sopra, che in effetti è quello su cui ho applicato la mia forza. Quindi il piano di sopra trasla leggermente così. Quindi sono due deformate identiche, cioè le luci e le altezze sono uguali, una incastellata sull'altra. Va bene? Quindi, se ritengo che questo sia delta, il drift del singolo piano, chiamiamolo così, il drift di un piano, e i piani sono n, il drift totale è il numero di piani per il drift di 1. In questo caso qui n vale 2, bene, se ne avessi di più sarebbe un castellamento un sopra l'altro in telaio. Allora, se io guardo questa figura che avete disegnato, come abbiamo disegnata, io noto che ci sono delle flessioni in tutte le simmetrie che abbiamo visto, e quindi le gambe di questi telai qua si incurvano. Però se vado molto indietro, per esempio in fondo alla vostra aula, io quello che noterei è probabilmente questo. La parte più importante della struttura, cioè i due travoni, vedo che si spostano, poi non riesco a distinguere come si deformano le gambe, però grosso modo vedo che c'è una deformazione che è più o meno, potrei vedere da lontano, tipo così, no? Quindi una deformazione complessiva, se metto molto lontano, che è tipo parallelogramma. La configurazione iniziale era questa, rettangolo, adesso da lontano vedo, mi sembra che sia un parallelogramma. Questo parallelogramma, quindi vedo che l'edificio è così, e poi vedo l'edificio quadrato in questa maniera, perché noto soltanto i vari piani come scorrono l'uno sull'altro. Questa qui è, se io penso alla forza H in testa, quella che ci sarà sotto nella fondazione, è come se ci fosse lo scorrimento angolare gamma, che è tipo quello che noi abbiamo quando c'è taglio nel nostro elementino di coscino. Quindi complessivamente questa è la deformazione che appare essere a grande scala tagliante, no? Uno scorrimento angolare, e questo è il nome shear, che è taglio in inglese. Va bene? Vi invito magari a disegnare, a fare questi esempi. Questo. Oppure quest'altro. Qui c'è una semicerniera. No. E interrompe la continuità flessionale tra la colonna sopra e quello che c'è sotto, la stessa cosa qui. Beh, provate a disegnare questa. Poi, se volete, provate anche a disegnare non soltanto quando c'è la forza H in sommità, provate a disegnare anche quando c'è questa forza al primo piano. No? Anche qui le due forze sono, producono degli effetti che sono contrastanti, quindi non sapete se una è più grande o l'altra più piccola, no? Però immaginate, fate le supposizioni, provate a tracciare questo. Bene.
Bene, questo è il primo nome che abbiamo introdotto oggi, adesso ne introduciamo ancora un paio. Allora, nodo rigido. Se io penso alla mia struttura, a un certo punto, all'interno di una struttura tagliata qualsiasi, no? Io ho un nodo rigido, ad esempio tra una trave, cioè da una colonna che viene da sotto, continua sopra in generale, e una trave che viene da sinistra, da destra, in generale continua a sinistra, il nodo è detto rigido se questo nodo può traslare per ruotare, in generale traslare in questa direzione, magari si abbassa, si alza, non lo so che cosa. Vediamo quindi che questo è il nodo A nella configurazione deformata, dopo si sposta il nodo A primo con questa traslazione orizzontale, questa traslazione verticale, poi per esempio ruota anche in angolo Φ, il nodo è rigido se però mantiene gli angoli a 90 gradi che ci sono all'inizio. Quindi questo è il nodo Φ, ruota in questa maniera, trasla e ruota, però questa è la mia trave, questa è la mia colonna, questa è la trave, questa è la colonna nella configurazione deformata, questo angolo è 90 gradi, ma gli altri. Quindi per esempio questo è un nodo rigido e questo è anche un altro nodo rigido. Qui per esempio abbiamo questo è il nodo rigido, questo è il nodo rigido, questo no, che in generale qui ho la deformata che è a 90 gradi, scusate, la configurazione è a 90 gradi, quando ruota, per esempio questo vedete non è un angolo nodo rigido, perché prendo, immagino che qua sotto ci sia una trave, inizialmente tra questa trave e questa colonna c'è un angolo a 90 gradi, dopo l'angolo diventa più piccolo. Mentre tra questa trave e questa colonna l'angolo era 90 gradi e resta 90 gradi. Va bene, questo non è un nodo rigido, non mantiene gli angoli a 90 gradi. Questo è il nodo rigido. Poi, una seconda definizione che noi dobbiamo pensare è quella di termine rigido, è un aggettivo che appartiene al nodo. Questo qui è un aggettivo, cioè a tile, che appartiene al telaio nel suo insieme, no? Quindi non possiamo dire un telaio rigido, non possiamo dire un nodo shear tile, d'accordo? L'aggettivo shear tile caratterizza il telaio, il termine rigido caratterizza il singolo nodo. Quindi per esempio questo telaio shear tile ha due nodi rigidi e due nodi che non sono rigidi, va bene? Poi l'altra cosa che distinguiamo è tra telaio a nodi. Telaio di nodi fissi, telaio di nodi mobili sono aggettivi dei telaio, sarà un telaio che è fatto così, il telaio che ho fatto colà. Allora, la distinzione di questi due tipi di telai, queste due categorie di telai, è significativa per questo motivo qua. Nei telai a nodi mobili, vedremo, la sollecitazione che è essenziale per stabilire l'equilibrio è il momento flettente. Quindi l'aereo di mobili deve essere una sufficiente rigidezza e resistenza flessionale, altrimenti la struttura non può soddisfare l'equilibrio. Invece nei telaio di fissi il comportamento più importante è il comportamento assiale.
quindi la resistenza flessionale può essere più o meno grande. Va bene? Quindi, come vedete, queste distinzioni qui sono essenziali. Se voi avete di fronte un telaio di mobili, accidenti, la cosa più importante è considerare se questo resiste al momento flettente oppure no, se è rigido sufficientemente flessionalmente. L'altro invece è l'opposto. Già che ci siamo, se qui il telaio di mobili, la cosa più importante al momento flettente, questa struttura qui, siccome legata al momento flettente, abbiamo visto ieri, c'è la grande deformabilità flessionale, vuol dire che questo tipo di struttura è molto deformabile. Viceversa, questa è poco deformabile, perché l'azione più importante è l'azione assiale, quindi mi allungherà e accorcerà le varie aste, però la deformazione assiale, abbiamo visto la scorsa, non molto più piccola rispetto a quella flessionale. Vedete anche come questa distinzione qui non è la distinzione tra telaio di colore rosso e telaio di colore verde, sono distinzioni che vanno proprio nel merito del comportamento strutturale più intimo, no? Quindi la struttura nodi mobili è accidenti, sarà sicuramente più deformabile di questa. Punto. Allora, la distinzione, la classifica tra nodi fissi e nodi mobili viene fatta in questa maniera. Supponiamo di avere una qualsiasi struttura, riprendiamo questo. Se volete, prendiamo pure anche la situazione con il traverso rigido, no? Perché sono aggettivi successivi. Questo è un telaio shear type, dobbiamo vedere adesso se è anche nodi fissi o nodi mobili. Allora, in questa struttura qui, per capire se la parte flessionale è importante oppure no, se è importante sarà un telaio nodi mobili, se non è importante sarà nodi fissi, facciamo così. Immaginiamo di eliminare in forma chirurgica tutta la resistenza e la rigidezza flessionale tra un elemento e l'altro. Allora, io considero una struttura di test fatta così. Questa è la mia struttura di partenza, questa è la struttura di test, che è uguale alla struttura di partenza, identica, dove però all'estremità delle mie aste ho tolto tutta la resistenza e rigidezza flessionale. Se considero questa colonna, in questo estremo rigidezza flessionale e resistenza non c'è, c'è cernia. Se vado all'altro estremo, qui c'è la colonna incastrata attraverso. Quindi immagino di degradare il vincolo interno, mettendo un vincolo che non ha rigidezza e resistenza flessionale, chi piace la cerniera. Poi il traverso è collegato qui, abbiamo già tolto, abbiamo già degradato in questo punto. Se vado dall'altra parte, degrado anche questa cerniera, cioè questo è il capo centrale della cerniera, poi scendo sotto, qui già non c'è più niente. Quindi ho degradato, in particolare da due incastri sono passate due cerniere, quindi ho liberato. Ho degradato la mia struttura di due volte, no? Ho liberato da due incastri, ho messo due cerniere, quindi da sei vincoli ne sono poi rimasti quattro. Allora, guardo in faccia questa struttura qui e guardo se la struttura che così ho tenuto è isostatica, iperstatica oppure labile. Questa struttura qui è chiaramente labile e ha questo moto rigido. Bene. Poi se facessi l'angolo molto grande, in effetti il collasso verrebbe così, ma a me interessa solo l'atto di moto quando torniamo in Charles, no? Allora, questo è una volta, la struttura è una volta labile ed è giusto perché questa struttura qui è una volta iperstatica, se ho degradato due volte, ci ho tolto due vincoli interni, mi resta la struttura una volta labile. Quindi qui la resistenza o la rigidezza flessionale è essenziale all'equilibrio della struttura? Sì, perché per esempio se avessi la forza qui, ovvero su questa struttura qui, e per qualche disastro ho danneggiato qui il casco e fatto diventare cerniera, a questo mi trovo. Questa è una struttura nodi mobili, in cui il momento è essenziale, intendo momento
la resistenza e l'evidenza flessionale è essenziale per stabilire l'equilibrio di questa struttura, se no vi viene in testa. Facciamo un altro caso, proviamo di avere ad esempio questa struttura qui. Questa struttura qui è un po' più complicata, presenta 1, 2, 3, 4, 5 aste, poi qui c'è una semicerniera, mi interrompe qui l'antitena flessionale della mia trave. Io qui ho fatto il caso che la trave non sia un traverso rigido, quindi una trave qualsiasi, poi ho queste due cerniere a terra, questa straniera. Questa configurazione qua è una configurazione che è tipica delle strutture che presentano dei controventi ed è la disposizione dei controventi che dopo incontreremo più volte, che si chiamano controventi a K. Noi abbiamo conosciuto i controventi a Croce di Sant'Andrea, anche lezione fa. Questa qui è una configurazione a K, perché se voi svuotate la K avete questa configurazione qua. Questa è una struttura di fissi o una di mobili? Allora, come prima, di tutto, quando all'esame vi chiede a chi, quando in un colloquio vi viene chiesto qualcosa, no? Se siamo sicuri rispondiamo subito. Se non siamo sicuri è una pessima figura dire è così. E dopo vince la colata, no? Pessima figura. Piuttosto prendetevi 30 secondi per riflettere su se è A o se è B, no? Io le volte un po' anche per, non voglio dire umiliarvi, ma prendervi in giro, mi dite è A o se è B. Dopo faccio, accendiamo. Ecco, non è così che si può fare. Voi ci viene chiesto, questa struttura è una di fissi o una di mobili? Allora, voi potete prendere il vostro foglio e dire un attimo che adesso faccio due valutazioni. Se fate così, magari ci vorremmo esempio che vi possono dire di magari questo qui di fronte è lento, no? Però anche, posso anche pensare, lento non è che sia una cosa, un aggettivo, però forse è anche preciso, lento, anche preciso, pure lento, però anche prudente, complicato. È che sono aggettivi, sì, è chiaro, se fosse uno veloce, ma il fatto che sia riflessivo, lento e cauto, sono essere precisi e cauti per un ingegnere è una delle cose più importanti, no? Quindi piuttosto meglio passare per uno lento, però per tutti i parti, le cose, di passaggio, di cauto e diligente rispetto a essere uno avventato. Bene? Allora, un attimo ci pensiamo. Allora, su questa struttura di partenza ci disegniamo lo schema di test. Il test è fatto così: ricopiamo la struttura così com'è, la mettiamo in sottile, poi cominciamo a degradare la nostra struttura. Qui ho già la cerniera, non c'entra a fare questa cosa qui. Poi qui ho un nodo è rigido. Quindi lo degrado a cerniera, la stessa cosa faccio qui, quindi colonne sono così. Qua arrivo, le due diagonali arrivano già nella cerniera, quindi sono a posto, però questa è una semicerniera, devo degradare questa semicerniera a cerniera, in modo tale che le aste che io ottengo sono queste. Bene, quindi se voi ci pensate, questo è il passaggio che io ho fatto. Allora, guardiamo in faccia la struttura e diciamo se questa è il risultato, questa è quell'abile. Anche qui non è che conto il numero di aste per le cerniere, diviso 3 per radice di greco e così via. No, quello che penso è come è fatta la struttura. Qui la struttura principale è questo arco per le cerniere, su cui sono costruiti sinistra a destra altri due altri. Quindi ci sono due strutture isostatiche, sopra un'altra struttura isostatica e nel complesso struttura isostatica. No? Quindi qui anche, no? Per esempio, supponiamo che ci fosse una forza orizzontale qua,
Se anche questo incastro, questa semicerniera vengono degradati, ci sarebbe la possibilità di sviluppare un equilibrio, no? E in particolare, per esempio, potremmo pensare che questa è la struttura, possiamo anche calcolarla semplicemente, questa è la forza H, supponiamo che questo sia A e anche qui questo è A, in modo tale che le diagonali sono a 45 gradi, perché non ho voglia di tirarmi fuori i seni e i cosini, se avessi il foglio per partire lo farei. Allora, se la struttura è fatta così, la prima cosa che noto è che questo arco a tre cerniere è scarico. E infatti, se per esempio tagliassi qui quest'asta, vorrei mettere in evidenza un'azione assiale che non so se è di trazione o di compressione, così l'ho segnato in trazione, e se faccio equilibrio e rotazione di quest'asta, ho solo questa forza e non può esserci. Quindi questa è scarica. Se faccio il discorso duale tagliando questa, considero l'equilibrio di questa, mi viene fuori che anche questa non c'è. Quindi lì le due aste sono scariche. Se voi avete una struttura isostatica, su quella struttura isostatica non ci sono carichi, la struttura isostatica è scarica. No? Poi, se volete la possiamo anche cancellare completamente. Poi possiamo pensare all'altro arco a le cerniere. Come vedete, l'analisi della struttura mi è servita, perché questa è la struttura più profonda, quella che sta sotto. Sopra c'è questa, sopra c'è questa. Questa struttura è isostatica ed è scarica, quindi non c'è niente. Adesso su questa struttura in effetti c'è questo carico qui, quindi qui ci sarà qualche asta caricata. Se su questa asta qui la taglio, metto in evidenza un'azione che per esempio può essere così, questa non può esserci. E faccio sommatorio dei momenti attorno a questo perno e questa asta qui, c'è solo questa, quindi non ci può essere. Quindi anche questa asta scarica. Questa asta qui per forza di cose è compressa con H, quindi se volete qui segno in grosso, qui c'è compressione, dove H. A questo punto, se volete, su quest'altra struttura qui posso togliermi tutto quello che non mi interessa. A questo punto mi è rimasto soltanto l'arco a tre cerniere più profondo, quello che sta alla base, su cui qua c'è un'azione H grande. Allora, in questa situazione qua, quello che mi interessa potrebbe essere, per esempio, considerare equilibrio al nodo. Queste sono tutte, ho sempre scritto il sommatore dei momenti da parte della struttura rispetto a un polo scelto ad hoc. Qui invece la cosa che posso fare è anche questa: considero l'equilibrio al nodo, mi tiro fuori il nodo, questo è il mio nodo, qua sopra c'è l'H, poi ho l'asta di sinistra che va giù a 45 gradi. Se la taglio, ci sarà un'azione su questa via che può essere di trazione o di compressione. Io posso mettere qualsiasi verso, posso pensare che sia tesa, compressa, così via, se dopo magari l'equilibrio mi viene un segno meno, vuol dire che ho sbagliato la cosa. Però in questo caso qui, questa asta qui, secondo voi sarà tesa o compressa? Sarà tesa. Quindi diretta così, questa azione qua la chiamiamo A. E tesa, per questo motivo qua, supponete di aver tagliato questa cosa qui, lasciamo perdere di mettere il verso da una parte o dall'altra, però se voi vi impuntate qua, incendiate qua, questa mensa, questa parte qui, questa viela qui ruota da questa parte, è spinta così, in questa maniera. Quindi ci dà una forza di richiamo che è diretta così, una forza di ormeggio che è diretta a questa parte. Quindi questa è tesa. Se voi ripetete la stessa cosa, considerando questa integra, questa tagliata, se voi spingete così, viene la volta in questa maniera. Quindi qua, se siete qua sotto, vi viene in testa la biella, vuol dire che quest'asta è compressa. Quindi se è compressa,
la diretta così, no? Poi, siccome sul nodo non avete nulla in verticale, vuol dire che questa qui che è tesa avrà questa componente qui, che ha le radici di 2 su 2, che dovrà essere uguale a questa componente qua. Questa componente, questa è B, questa qua sarà B, la radice di 2 su 2. Siccome questa più questa deve essere 0, perché in verticale non avete niente, vuol dire che A uguale B. Quindi tanto è tesa questa, di tanto è compressa questa. Quindi A uguale a B. Questa equazione qui è l'equazione di direzione verticale di questo nodo. Allora, direzione orizzontale vuol dire che H sarà uguale a A, questa componente qui, radice di 2 su 2, più B, questa componente, radice di 2 su 2, questa volta uguale a A, per 2. Da qui H sarà uguale a A, A, dopo H, quindi la radice di 2 su 2, ovvero potete portare la radice di sopra ed è A uguale da H, radice di 2 su 2. Va bene? Ci siamo? Voi dopo potete anche, una cosa di cui vi raccomando anche questo, io dopo scrivo anche velocemente, così no? Poi i 6 anni di esercitazione di scienze di costruzione del Politecnico Politecnico Milano, la cosa mi è rimasta dentro, anche se, come anche per esempio, mi sono rimasti dentro i 48 crediti di analisi matematica che mi sono fatto, 4 annualità di analisi matematica che ho fatto al Politecnico, analisi 1, analisi 2, analisi 3, analisi 4, 48 crediti di analisi matematica, no? Io ho fatto l'analisi matematica annuale, primo, secondo, terzo, quarto anno di ingegneria, quindi mi è rimasto lì. Allora dopo, a parte questo, vedete, io dopo magari vado anche se veloce, quello che vi consiglio di fare, cioè, voi fate come volete, però magari rifatemi questo esercizio con calma, facendo tutti i passaggi. Vedete che poi io non faccio l'esploso, non è che rompo tutto in un colpo solo, no, io opero in maniera chirurgica. Ho capito che in tutto la struttura ha un arco trecentinile sopra, più due archi trecentinili sopra. Quindi da sopra mi verrà il carico verso il basso. Ho visto questo, ho scoperto che scarico. Dopo lo cancellate, non mi interessa più niente. Poi ho tagliato qui, ho scoperto questo. Dopodiché mi sono ridotto ad avere questo cavalletto qua. Prima avevo sempre usato la strategia, quella di fare tagliare un'asta e calcolare il momento rispetto a un perno. Qui ho cambiato strategia, equilibrio il nodo, ho segnato il nodo, cosa arriva da sinistra, poi le due diagonali che sono uguali, e poi mi sono accorto che la direzione verticale è questa componente, è uguale a questa, quindi queste due forze sono uguali e poi così. Bene, risolvo la struttura con cognizione, quello che gli americani chiamano insight, la vista da dentro. Questo, riuscire a togliere tutti i passi come in una partita a scacchi. Voi scegliete il pedone davanti, il cavallo, così, non è che muovete così a caso, rompete tutti i pezzi sulla scacchina, no? Ricordate perché così voi anche capite, vedete, piano piano vediamo come si comporta la struttura, ovvero come il carico passa all'interno della struttura. Ci siamo quasi anche il fine settimana, ci vediamo domani, settimana prossima. Thank you.